Ben ritrovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura parliamo di cronaca e andiamo lungo la foce del Tagliamento al largo di Lignano. È qui che una coppia è stata salvata da due giovani di Latisana e poi dalla Guardia Costiera con i Vigili del Fuoco dopo che la loro imbarcazione è andata a fuoco. Una domenica pomeriggio di incubo, il peggiore per chi si trova in mare, e da lì i due sono stati salvati fortunatamente. Andiamo a guardarci allora proprio le immagini di questo spettacolare soccorso nel servizio di apertura del nostro telegiornale. Due naufraghi sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco poco dopo le 15:45 di ieri, dopo che la loro imbarcazione ha preso fuoco 3 km al largo dalla costa tra Bibione e Lignano. Le due persone disperse sono state individuate dall'elicottero Drago 59 del reparto volo di Venezia al largo dell'imbarcazione andata in fiamme. I due giovani miracolati sono due amici friulani di Lignano, Marco Corvino e Luca Fadini, 33 anni. Il primo doveva trasferire l'entrobordo di 10 metri alla Marina 1, il porto turistico, ma qualcosa è andato storto. Un elisoccorritore è stato calato in acqua e ha raggiunto le due persone rassicurandole, mentre nel frattempo sono state fatte convogliare sul posto l'imbarcazione della Guardia Costiera e Vigili del Fuoco di Lignano, che ha preso a bordo i due naufraghi dopo il soccorso di due persone di Latisana. Dopo il primo soccorso, i due malcapitati sono stati portati in porto per essere assistiti dal personale sanitario. Fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze, ma solo il problema di essere rimasti in acqua un po' a lungo. Rimaniamo nell'area della bassa friulana, andiamo a Porpeto per parlare purtroppo di un'altra tragedia sulle strade del Friuli. Un motociclista è finito contro i New Jersey di cemento della rotatoria che è in costruzione sulla provinciale 80 a Porpeto, siamo quindi in provincia di Udine, ed è morto purtroppo sul colpo. La vittima è un giovane centauro di Marano Lagunare, Anthony Delpin, aveva solo 25 anni, era di ritorno dal motoraduno che si era tenuto proprio ieri a Percoto, era un grande appassionato di motonautica, fratello del campione David. Alle 16:20 ha imboccato la curva della rotatoria, improvvisamente è andato a sbattere contro la divisione in cemento che delimita la strada. A nulla sono valsi i soccorsi, allertati immediatamente. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Cervignano con i Carabinieri di Tor Viscosa, ma purtroppo per il giovane non c'è stato niente da fare. E ora cambiamo decisamente pagina, andiamo a Trieste ed è qui proprio nella piazza d'Unità d'Italia che si è tenuta una importante celebrazione, quella proprio della Unità d'Italia. Sono intervenuti non solo gli esponenti regionali, lo stesso sindaco di piazza che parla di valori, quelli che in qualche modo bisogna cercare di far guadagnare nuovamente ai giovani. Ma sentiamo allora il servizio e guardiamoci le immagini. Quale valore e senso ha una giornata come oggi in cui si celebra l'Unità d'Italia, la Costituzione, l'inno, la bandiera? Ma qui nella piazza Unità d'Italia a Trieste l'alza bandiera è sicuramente un momento che ha in sé tutto quello che rappresenta il valore di patria, cioè quindi oggi siamo qui a gratificare l'esercito italiano, le forze armate, le comunità, i comuni e le istituzioni, cioè tutto quello che rappresenta la convivenza civile, la capacità di stare insieme del nostro paese. Ed è sempre importante, specialmente in questo momento, perché non bisogna confondere la patria, lo Stato, il senso di nazione con una sorta di chiusura voluta anche da molti che ritengono nel sovranismo una soluzione, una risposta ai problemi che abbiamo non solo come paese ma anche come Europa. Io credo che proprio il senso invece di patria, il senso di sentire che questa è la terra dei nostri padri, possa in qualche modo rappresentare quella spinta morale per cui il nostro paese si possa rialzare partendo dalle regioni per affrontare le sfide del futuro. Anche a Trieste oggi le celebrazioni per l'Unità d'Italia, l'inno e la Costituzione. Che senso e che valore hanno oggi questi simboli? Mai come oggi hanno un valore importante. I nostri valori, la patria, il lavoro, la famiglia, l'educazione, il senso civico, questi sono i valori che dobbiamo portare avanti verso i giovani, mai come adesso che c'è questa strana politica di questa accoglienza diffusa di tutto che poi non ci fa sicuramente bene. Per cui torniamo ai nostri valori della patria, della famiglia e della bandiera. Rimanendo a Trieste, parliamo ancora di cronaca, è riuscito
ad uscire da solo ed illeso dall'auto dopo essersi ribaltato perdendo il controllo del mezzo per cause che sono ancora da chiarire. Un incidente che è accaduto nella tarda serata di ieri in via commerciale, dove è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Opicina. Sul posto i soccorritori hanno trovato la vettura cappottata su un fianco. Dal momento che il conducente era uscito autonomamente dall'auto, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato, nonché l'intera area. Sul posto è arrivato anche il personale sanitario del 118 con la polizia locale, che hanno poi messo tutto in hanno permesso appunto di garantire poi anche la viabilità e appunto soccorrendo lo stesso automobilista. E ora andiamo nella destra Tagliamento, andiamo a Brugnera, proprio nella località di Tamai, dove c'è stata una grande festa, la festa del Bisat, che ha trovato un grande successo. Aldo Curtarelli è andato a visitarla. Siamo con Elia Verardo, presidente della Polisportiva Tamai di Brugnera. Siamo qui per la festa dell'Arenga, 6-7 serate che avete fatto per evidentemente dare una mano alla polisportiva. Ho appena visto i ragazzi che li ho anche ripresi, quelli della polisportiva. Ecco, questa sera una novità, avete con la collaborazione della Sagra del Bisate di Cintello e di Teglio Veneto, avete fatto delle porzioni, diciamo, portate proprio da Cintello del Bisat. Ecco, ormai siamo verso la fine di queste giornate, come è andata? Ah, devo dire che i festeggiamenti stanno andando molto bene, la gente viene perché molto probabilmente si trova bene, sta mangiando bene. Questa sera è la serata clou proprio con la bisatta, grazie agli amici di Cintello di Fiume Veneto, dell'amico presidente Olivo. No, è un connubio che sta andando avanti da un paio d'anni e sta portando veramente degli ottimi risultati. Ecco, un colpo d'occhio questa sera, tutto pieno, immagino anche le altre serate siano andate così. Questa polisportiva, le difficoltà e comunque come va? Ha dei problemi oppure insomma... Addio, a livello calcistico sì, abbiamo dei problemi perché quest'anno è un'annata un po' particolare, non riusciamo a trovare la quadra giusta, diciamo, ultimamente abbiamo trovato delle partite importanti, stiamo riprendendo quello che è l'obiettivo praticamente di raggiungere una salvezza che quest'anno si è preannunciato un attimino più difficile del solito. Stiamo facendo di tutto per raggiungere questo ulteriore traguardo che ci permetterebbe di disputare il 19° campionato ininterrotto in Serie D, e per un paesino come il nostro è una cosa molto importante. Ecco, lo vediamo questa sera, probabilmente la squadra anche, avrà anche delle difficoltà, ma sicuramente la gente vi vuole bene, perché questa partecipazione, questo amore per la polisportiva è un complimento a voi dirigenti fondamentalmente. No, indubbiamente la polisportiva, oltre che occuparsi di calcio, che è la cosa principale, si sta occupando anche dei festeggiamenti ormai da 38 anni per quanto riguarda i festeggiamenti paesani di settembre, però da diversi anni ha aggiunto anche questo festeggiamento che è la festa dell'Arenga, proprio per mantenere vivo le tradizioni locali, e la gente apprezza moltissimo e partecipa. Questo fa sì anche che ci sia un aiuto proprio anche per tutto il movimento calcistico, per le squadre di calcio. Ecco, che sia anche ad esempio a molte società che fanno fatica, farsi amare anche dalla gente a volte significa farsi anche aiutare. Ma è chiaro, dicevo prima, un paesino come il nostro, una frazione di 2300 abitanti, che oltre ad avere una squadra importante in Serie D e la Juniore Nazionale, è riuscita a organizzare questi festeggiamenti, queste due manifestazioni molto importanti, ma grazie all'aiuto di tutta e la collaborazione di tutti questi volontari del paese. Senza di loro non riusciremo a fare assolutamente niente.
Torniamo a Trieste e parliamo di un altro evento, quello dedicato all'olio, Olio Capitale, l'evento che nel capoluogo di regione ha riscosso successo. Emerge però che cala la produzione, ma emerge fortunatamente anche la qualità. Vediamoci il servizio. Questa è un'iniziativa ormai consolidata, ma che porta un valore aggiunto ad un intero territorio, non soltanto perché è una fiera di qualità dove arrivano produttori un po' da tutta Italia e non solo dall'Italia, ma anche perché ha degli indotti, ha un indotto di tipo anche turistico ed economico sulla città non indifferente. Se pensiamo che qua abbiamo oltre 200 espositori, per la maggior parte in arrivo dal resto d'Italia, e che mediamente si fermano qua una settimana, 10 giorni, questo vuol dire riempire anche gli alberghi per una decina di giorni, e quindi dare ossigeno alle varie attività economiche presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia e di Trieste in particolare. Quindi ovviamente un'iniziativa da sostenere, e l'auspicio è quello che possa crescere sempre di più. Attualmente il limite dei 200-210 espositori è dovuto essenzialmente alle strutture che possiamo mettere a disposizione, che la città di Trieste può mettere a disposizione, ma davanti a noi c'è la scommessa del Porto Vecchio, dove si andranno a creare nuovi spazi, e quindi la possibilità concreta sarà quella di crescere ancora di più in numero di espositori e quindi anche in qualità e in offerta per il cittadino che vuole venire a farsi la passeggiata, a visitare, ma anche per il buyer che viene qua per stringere accordi commerciali con i vari piccoli produttori. I nostri servizi e i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24. Noi ritorneremo con le altre news nel corso della giornata. Vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione. Vi auguro anche un buon proseguimento con i nostri programmi. A risentirci. Alla prossima.